Bella Madari, sono Rapè, benvenuti in questo nuovo Spotlight. Oggi parliamo della Minecraft Capes, una mod che aggiunge i capes, ovvero i mantelli in Minecraft. Molti dicono che questa mod non è utile, invece altri me l'hanno richiesta tantissime volte e mi hanno richiesto il tutorial, quindi vi lascerò il tutorial in descrizione, naturalmente in italiano, anche se la mod è veramente facilissima da installare. Più che altro questa mod, diciamo, per aggiungere i mantelli, appunto, dobbiamo eseguire diversi passaggi. In che senso? Dobbiamo entrare sul sito della mod dove scarichiamo appunto la mod. In alto a destra c'è scritto nickname, voi dovete mettere il vostro nickname di Minecraft, quindi nel mio caso Mike Jakes, ma potete mettere ad esempio Giustino, dipende come vi chiamate voi su Minecraft. Dovete quindi aggiungere il vostro nome, poi dopo vi richiederà di inserire la password, quindi dovete registrarvi nel sito. La password non è quella di Minecraft, ovvero non dovete mettere quella di Minecraft, ma una password a caso. Ad esempio potete mettere ciao ciao 1, ciao ciao 2, ciao ciao 3, ciao, oppure 1 2 3 4 5 6. Più difficile la mettete e meglio è. Poi dovete andare nella Minecraft Capes Gallery, ovvero nella galleria dove trovate, la galleria non dove passano le macchine, ma la galleria dove trovate diciamo, tutti i capes, tutti i mantelli, e trovate anche diverse categorie. Ad esempio io ho preso questo mantello nero che state vedendo in Herobrine, mentre trovate mantelli ad esempio Superman, mantelli della Mojang, mantelli del Minecon e così via. E vi dico che i mantelli veri e propri, cioè quelli che sono adattati, che trovate direttamente nella skin, li hanno solo quelli della Mojang e coloro che partecipano al Minecon e che hanno dovuto pagare. E invece con questa mod potete averli tutti gratis e ci sono addirittura alcuni server che, diciamo, hanno questa mod abilitata, e quindi anche nei server potete vedere il vostro mantello, potete vedere il mantello degli altri. Il che è veramente molto figo. E naturalmente io ho scelto il mantello appunto Herobrine perché ho la skin di Herobrine, quindi diciamo che ci sta. Vi consiglio di installare questa mod perché a me piace tantissimo. E molti, come ho detto prima, me l'hanno richiesta e quindi dovevo per forza farla. Quindi basta. E sì, vi consiglio di installarla. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle mod di quest'ultima versione di Minecraft e delle prossime versioni, anche delle versioni precedenti, perché no? Mettete mi piace e commentate. Grazie per l'iscrizione, grazie per il like, grazie per il commento. E consigliatemi anche qualche mod, diciamo, da recensire. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video. E no, non so che dire, voglio dire qualcosa. Non so come. Come non. Basta. Ok, ciao.